Sorride divertito il piccolo angelo, di nome e di fatto, simbolo della vita che vince sempre nonostante tutto. Giorno di festa per questo bambino siriano che riceve il battesimo a Modica dalle mani di Monsignor Lorefice, oggi arcivescovo di Palermo. Ritorna a Modica Don Corrado, come ancora qui lo chiamano, proprio nella sua parrocchia, per questo battesimo speciale, quasi incredibile. La storia di Angelo e dell'incontro con Monsignor Lorefice comincia un paio d'anni fa, quando, ancora parroco di Modica, Don Corrado va in Siria a Damasco e incontra una famiglia devastata dal dolore. Papà Hamoud e mamma Soa hanno perso i loro due figli di 10 e 13 anni a causa della guerra, ammazzati sul balcone di casa sotto i loro occhi increduli. Una bomba li centra in pieno mentre giocavano. Don Corrado portò allora la vicinanza nella fede a questa coppia distrutta. Noi conosciamo questa famiglia anche grazie a Lina Morcos, grazie a una consacrata araba che ha permesso questo incontro. Grazie a Lina io ho potuto scrivere allora, quando successe lo stesso giorno questa tragedia, una lettera che lei ha tradotto in arabo, e da lì è partito tutto questo. Oggi vengono qui a Modica a celebrare il battesimo di questo bambino. Quando io ero incinta siamo entrati in contatto con Don Corrado tramite Skype. In seguito lui è venuto in Siria con la comunità dei focolari ed è venuto a trovarci proprio a casa nostra. È stato allora che lui stesso si è proposto di battezzare il bambino. Tutto questo accadeva prima che lui diventasse arcivescovo, ma mai avremmo pensato che alla fine saremmo addirittura riusciti a venire qui in Italia per la cerimonia e che sarebbe stato battezzato da Don Corrado, che adesso è diventato arcivescovo. Ieri sera Angelo ha ricevuto il battesimo. Storia nella storia, il nome Angelo è l'acronimo in arabo dei nomi dei suoi due fratellini uccisi, e se non bastasse è pure il nome del padrino, l'ispettore di polizia Angelo Gintoli, che come vedete tiene in braccio il piccolo, oltre ad aver ospitato con sua moglie questa famiglia siriana e ad aver disbrigato tutta la burocrazia. Esempio di come il cuore generoso di una famiglia può tutto. Il Nuovo Testamento chiama la morte il nemico, l'ultimo nemico, e invece qui c'è la potenza della vita, c'è la potenza dell'energia, dello spirito che fa nascere tutto questo.